Gianni Colacione per Liberi TV, oggi 16 marzo 2019, siamo al Quadrara a Roma in via Selinunte con Francesca Pagliaro. Francesca Pagliaro dell'associazione Muri Sicuri, e con lei parliamo di questa iniziativa che si chiama appunto omonima Muri Sicuri, questa edizione 2019. Le chiediamo, iniziamo a chiederle di che cosa si tratta. C'è un artista di Rallè che sta completando un murale, quello che potremmo chiamare un murale. Sì, come appunto dicevi tu, questa è la nostra terza edizione, quest'anno siamo al Quadraro dopo 2 anni passati a Tor Pignattara. Questa è un'edizione tutta al femminile ed è per questo insomma che vedete Alessandra Carloni dietro di me, Alice Pasquini che è al lavoro a Via Luscino, e Alessandra in realtà non fa un'opera sola ma ne fa ben due, perché dietro la telecamera in realtà c'è un altro muro intero che lei dipingerà. Come hai detto tu, un murale, io la chiamo direttamente opera perché Alessandra è veramente un artista nel senso più classico del termine. Come vedete lavora a pennello, niente spray, quindi insomma il lavoro è veramente interessante da guardare. Noi esistiamo appunto da 3 anni, siamo un'associazione formata integralmente da guide turistiche che nel 2016 hanno deciso di riunirsi, e l'intento originario era quello di regalare un'opera alla città di Roma, ma non nel centro storico, ma in quello che noi ci piace chiamare centro decentrato. L'intento è anche quello, in qualche modo, essendo guide turistiche, di far entrare questo territorio, che è anche ricco di storia, storia recente, ma storia, in un circuito turistico e culturale. Ah, per noi è assolutamente così, l'idea originaria era esattamente questa, noi volevamo dare un contributo alla città creando dei percorsi turistici all'interno di alcuni quartieri, non che non esistessero già esperienze straordinarie di questo tipo, la prima che mi viene in mente è con Museo Casilino, appunto il lavoro che fanno in tutto il quadrante che riguarda Tor Pignattara, Vigneto, Centrocelle, non siamo certo i primi a farlo, però come guide turistiche siamo brave a fare quello. Però poi la nostra idea purtroppo ha coinciso con l'evento tragico che è il terremoto del centro Italia nel 2016, e quindi la nostra iniziativa è diventata anche qualcos'altro. Un'iniziativa di beneficenza per raccogliere dei fondi per la frazione che si chiama Grisciano, che è una frazione di accumuli, quindi insomma c'è un intento etico in questo. È una caratteristica di questo anno oppure anche le altre edizioni? No, appunto, quando noi abbiamo deciso di commissionare nella prima edizione a Carlo Satoce un'opera a Tor Pignattara, ha proprio coinciso con il terremoto, e noi ci siamo sentite che non era giusto fare un lavoro come quello di appunto decorare una parete quando da un'altra parte le pareti cadevano, e abbiamo deciso di unire le due cose. Perciò noi offriamo delle visite guidate creando dei percorsi all'interno del quartiere, si raggiunge l'artista al lavoro e chiunque partecipa fa una donazione libera, ma la donazione va a una città colpita dal terremoto. Il primo anno è stata Vendita di Cascia, una frazione di Norcia, il secondo anno è stata Matelica e quest'anno è Grisciano in provincia di Rieti. Scegliamo una città diversa in ogni edizione, ecco perché ci chiamiamo Muri Sicuri, dipingiamo un muro per curarne 100. Sempre pensare che noi siamo guide turistiche, quindi la metà di noi è archeologa, l'altra metà storica dell'arte, e quindi
abbiamo sempre cercato di strizzare un occhio a qualcosa di classico ma a qualcosa di contemporaneo allo stesso tempo, e quindi Alice per noi rappresenta un po' diciamo la parte più visionaria, più contemporaneista nei tratti, nelle tecniche, nell'effetto finale. Alessandra, per quanto a queste tematiche così sognanti, il tema del viandante, però nella tecnica è più classica, così facciamo felici un po' tutti i componenti dell'associazione, perché abbiamo gusti diversi, ma ovviamente adoriamo entrambe le artiste, ci mancherebbe, come Flavio Solo e Diavù nella passata edizione, però cerchiamo di offrire opere diverse per stile al quartiere. Grazie davvero Francesca.